Volevo chiederti, riguardo i gatti, l'alimentazione vegetale è possibile o no? Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Anche questa volta sarà un'intervista. Come avrete visto settimana scorsa, che è uscita l'intervista alla veterinaria Manuela Raia, dove abbiamo trattato l'argomento cani vegani, questa volta in questo video tratteremo l'argomento gatti vegani, che è un qualcosa di parecchio differente rispetto ai cani, perché sono due animali completamente diversi, però. È fattibile per un gatto seguire un'alimentazione totalmente vegetale? Beh, adesso lo chiederemo alla veterinaria, così almeno avremo anche il parere di un esperto, che è la cosa fondamentale, anche perché, come vi ricordo nel video precedente di cani vegani, la cosa fondamentale è sempre essere seguiti da un esperto, quindi non smetterò mai di ripeterlo. Ma chissà se per i gatti è la stessa cosa, chissà se i gatti possono effettivamente seguire un'alimentazione vegetale. Non lo so, essendo carnivori. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti, così non ve ne perderete nemmeno uno. Inoltre, se volete, seguitemi su Instagram così da rimanere in contatto quotidianamente. Ma colleghiamoci subito con Manuela perché ho tante domande da farle. Scopriremo finalmente se questi gatti possano seguire o no un'alimentazione vegetale. Chiediamolo a lei. Ciao Manuela, come stai? Ciao Giorgio, bene, tu come stai? Bene, molto molto bene. Questa intervista è la seconda che facciamo insieme perché nello scorso video abbiamo trattato l'argomento cani vegani, che mi hai detto esplicitamente, chiaramente, che i cani con una dieta vegetale equilibrata e ben dosata e anche casalinga possono veramente vivere e soprattutto anche in salute. Però il titolo di questo video e l'argomento questa volta non saranno i cagnolini, ma saranno i tanto amati gattini, che sul web se ne vedono di tutti i tipi e sono anche molto apprezzati. E volevo chiederti, riguardo i gatti, l'alimentazione vegetale è possibile o no? Allora, per quanto riguarda i gatti, come accennato nella prima intervista, diventa un discorso un po' più complicato perché i gatti hanno delle esigenze particolari che i cani non hanno. E i gatti, rispetto ai cani, sono dei carnivori stretti. Quindi, bisogna fare un discorso a parte. Il discorso che, per quanto riguarda i gatti, vorrei subito fare un attimo una postilla iniziale. Perché soprattutto per i gatti ricevo molte più critiche rispetto ai cani, perché essendo i gatti carnivori stretti, le critiche sono un po' più importanti perché mi dicono assolutamente il gatto non è possibile perché assolutamente contro natura il gatto è un carnivoro stretto. Quindi io gli rispondo esattamente come faccio adesso, perché dico che cos'è per me contro natura in realtà, perché per me contro natura è il dare del cibo che proviene dallo sfruttamento, dalla sottomissione di altri animali. Per me è contro natura questo sistema di sfruttamento che fa nascere gli animali con il solo scopo di ucciderli. È per me contro natura questa visione irrispettosa nei confronti di quegli stessi animali grazie ai quali l'uomo ha fatto il suo percorso nella storia, perché ricordiamoci che non esiste un'umanità senza le altre specie animali. Per cui capisco perfettamente quelle persone che non vogliono, quelle persone che hanno già un'alimentazione 100% vegetale, che non vogliono dare della carne al proprio gatto perché giustamente pensano se io non consumo della carne ma lo voglio dare al mio gatto, sto comunque partecipando a questo sistema che priva gli animali della loro individualità e della loro vita. E mi rendo anche conto che quando il proprio livello di consapevolezza cresce fino ad un certo punto, e cresce sempre di più perché fondamentalmente ormai le informazioni ce l'abbiamo, obiettivamente è frustrante per noi dover dare della carne al proprio animale e non riusciamo più a tollerare che nessun tipo di prevaricazione possa entrare a casa nostra, che siano persone, idee e ovviamente anche del cibo. Quindi, per quanto riguarda l'alimentazione del gatto, è importantissimo per quanto... Scusa, mi stavo...
Mi sto venendo addosso Misty. Per quanto riguarda l'alimentazione del gatto, no, perché Misty praticamente non la sto completamente considerando, quindi adesso cerca dice, perché non mi considera. Per quanto riguarda l'alimentazione del gatto, dobbiamo stare attenti a delle caratteristiche particolari, perché il gatto, a differenza del cane, non riesce a produrre abbastanza vitamina D. Dal 7 deidrocolesterolo che viene prodotto come per noi attraverso praticamente l'epidermide, ma il gatto ha difficoltà a produrlo tramite appunto i raggi solari, quindi in realtà la vitamina D dovrebbe essere data come integrazione, come ovviamente la taurina, però ricordiamoci che la taurina è inserita anche nei croccantini, quindi perché durante i processi di lavorazione viene persa, quindi fondamentalmente questa integrazione viene fatta anche normalmente. Va detto anche che tutti gli animali domestici sono in grado di convertire a livello della mucosa intestinale i carotenoidi in vitamina A. I cani riescono a farlo. Nel gatto manca un enzima che è la diossigenasi, preposto proprio a fare questa conversione. Quindi bisognerebbe integrare a cicli la vitamina A, ma abbiamo un'alga che si chiama staxantina con cui possiamo fare, quindi abbiamo anche la vitamina D vegana a base di licheni che lo possiamo fare, quindi possiamo tranquillamente anche fare delle integrazioni 100% vegetali, quindi assolutamente possiamo anche, fare. Ecco scusami, anche la taurina è un integratore, si può trovare vegetale? Sì. Certo, tutti gli integratori sono vegetali, quindi diventa un'alimentazione 100% vegetale. Quindi il gatto, cioè scusami, perché so che benissimo che in questo video ci attaccheranno di brutto, sì, lo perché so. Qualsiasi cosa chiedo e qualsiasi argomento tratto, probabilmente sarà il mio modo che non lo so, probabilmente le persone che intervisto sono persone con un'energia vicino alla mia e quindi intervisto persone simili alla mia energia, non lo so, però capita spesso che qualsiasi cosa succede, ma non soltanto con me, un po' con tutti, si creano sempre dei dibattiti, delle discussioni incredibili. Quindi giusto per chiarire, Manuela Raia, che sei una veterinaria, gatti vegani è possibile? Sì. Sì, è possibile, però è devono possibile? Essere opportunamente seguiti, perché sennò possono andare incontro a carenze anche di miocardiopatie. Quindi okay. Se non siete convinti, sul cane si fanno dei danni, ma non danni così gravi come per il gatto. Ecco, volevo chiederti proprio su questo argomento, quali sono i danni che l'alimentazione vegana può portare al gatto, ad esempio? Allora, sicuramente le miocardiopatie, sicuramente, cecità, problemi di peso, anche magari perdite di masse muscolari, però non... Allora, io i gatti che ho seguito ti posso dire che addirittura, lo so che sembra una cosa strana, ma mi hanno sempre detto, finito tutto il ciclo, stanno meglio adesso con la dieta vegana che prima, che mangiavano i croccantini, anche di buonissime marche canoniche, che in teoria dovevano essere fatte per loro. Quindi vuol dire che se opportunamente bilanciata possono trarre tutte le fonti energetiche e tutti gli amminoacidi essenziali tramite una dieta vegana. La dieta vegana tende ad alcalinizzare le urine, per cui bisognerebbe aumentare la quota di cibi acidificanti, che ci sono ovviamente anche nella dieta 100% vegetale, questo dico intendo soprattutto nei gatti, e di vitamina C. Però il discorso è che la convivenza con l'uomo è stata più breve, e per cui il gatto non ha subito questo adattamento come il cane. Cioè, certo. È spiegato anche in questo modo, perché il cane c'è stato un adattamento molto più lungo rispetto al gatto. Però se uno sta ovviamente attento a determinate integrazioni, che poi è abbastanza semplice, la taurina tutti i giorni assolutamente non deve mai mancare, poi dipende da gatto a gatto. È vero che rispetto al cane il gatto tende più difficilmente ad adattarsi a una nuova alimentazione. Quindi fondamentalmente non è tanto stilare una dieta opportunamente bilanciata, quanto invece farla accettare al gatto, perché è vero che i gatti... spesso sono, concedimi il termine, drogati dagli appetizzanti che vengono messi nel pet food, perché
bisogna anche capire cosa viene messo nei mangimi commerciali, perché uno non se lo chiede cosa c'è nel mangime dei nostri animali, ma spesso guarda, basta utilizzati. Ecco, no, ma infatti a parte gli scarti degli scarti degli scarti, ma per di più tutte cose chimiche, ma basta soltanto capire quando ti, non so se ti è mai capitato di aprire una scatoletta per un gatto, esce un odore che è un qualcosa di assurdo, e quindi quella cosa ti fa capire che non è cibo quella roba lì, quindi è molto meglio avere un gatto. Questa è una mia domanda, dato che tu mi dici che un gatto può vivere con un'alimentazione 100% vegetale con degli integratori, è molto meglio probabilmente così piuttosto che dargli croccantini scadenti e scatolette con animali triturati magari un anno prima dei scarti di scarti con occhi e ossa. Quindi, che facciamo anche guadagnare i produttori di carne? Perché risparmiano, noi boicottiamo, quindi certo, infatti, perché risparmiano, cioè vendono gli scarti a peso d'oro. Quindi ricordiamo anche questo. Poi ricordiamo anche che cosa diamo, perché spesso non diciamo, pensiamo che sia naturale il croccantino, quando invece vengono aggiunti nei pet food commerciali delle sostanze chimiche per aumentare l'appetibilità. Per questo io parlavo di gatti drogati, perché quando tu apri una confezione il gatto ti parte da 3 km, perché poi abbiamo anche gatti obesi, e perché spesso mettono delle sostanze chimiche per aumentare il gusto, la stabilità. Queste sostanze chimiche, penso che se ne è sentito parlare, sono BHA e BHT, che sono potenzialmente cancerogene, senza considerare che delle volte non è neanche indicato in etichetta, perché i produttori sono tenuti ad elencare solo ciò che essi stessi mettono nel mangime, ma se acquistano un ingrediente che qualcun altro ha aggiunto queste sostanze chimiche, loro non sono tenuti ad elencarlo in etichetta. Quindi quindi non saprai mai alla fine che cosa c'è dentro. Assolutamente. Volevo anche aggiungere, sempre per il discorso che spesso le critiche vengono da chi dà i croccantini ai propri animali. Non, senza generalizzare, cerchiamo di stare attenti, perché sono le critiche. Io sto come tu hai giustamente accennato, stiamo parlando di croccantini di bassa qualità, non stiamo parlando, però quando vengono presi quelli del supermercato, essi e il consumatore cerca di preferire il risparmio mortificando la qualità, è ovvio che si indirizza verso questi tipi di croccantini. Anche perché i cereali che vengono utilizzati per questi tipi di croccantini spesso vengono importati dai paesi dell'est, che è per una questione di costo, dove non abbiamo un controllo preciso della filiera, tantomeno dello stoccaggio. Quindi obiettivamente è più facile che si formano muffe e di conseguenza le micotossine. Le micotossine che sono cancerogene per il fegato. E ricordiamoci quanti tumori riscontriamo nei nostri animali, che fino a 50-60 anni fa non c'erano. Cioè, noi ormai abbiamo riscontrato forse troppi casi di tumori, leucemie, obesità, diabete, praticamente tutte le stesse patologie di cui soffre l'uomo ormai ce l'hanno anche i nostri animali. Facciamoci qualche domanda. Concordo strapienamente, perché mi capita molto spesso di sentir dire da persone che magari hanno cani e gatti, che sono spesso ammalati, ogni giorno ne hanno una diversa. Quindi dobbiamo iniziare a comprendere che l'alimentazione è alla base di tutto, indifferentemente dalla nostra filosofia di vita. Ovviamente noi abbiamo scelto una filosofia 100% vegetale per quanto riguarda l'alimentazione, ma per quanto riguarda anche cani e gatti c'è anche questa opzione che, secondo me, per tutte quelle persone che in casa non desiderano comprare carne, poi effettivamente al proprio cane, al proprio gatto, sono sempre un po' in difficoltà quando magari devono comprare delle scatolette, anche la banale scatoletta di tonno per i gatti, no? Però comunque per una persona vegana è veramente difficile, perché io non riesco a comprare quella roba lì, perché mi sento un po' in difficoltà, perché dico, cazzo, ho una linea di un certo tipo per quanto riguarda la mia alimentazione e poi però vado a utilizzare gli stessi animali triturati per gli animali che magari ho anche salvato dalla strada, non io personalmente, però ad esempio la mia ragazza ne ha salvati 3 per la strada, no? Però poi vai sempre a quell'argomento lì, perché probabilmente non c'è neanche informazione in merito. Quindi ti ringrazio per aver chiarito anche questo punto.
Sempre ricordo a tutti quanti che ovviamente Manuela Raia è disponibile, possiamo dire così, nel senso che se avete bisogno di anche di un confronto è anche una persona anche attiva sui social e anche molto preparata. L'unica cosa che vi chiedo è non discutete nei commenti riguardo l'argomento, ma piuttosto cerchiamo di avere delle discussioni sane e che possano portare a qualcosa, come ad esempio la chiacchierata fatta con Manuela adesso, che è una persona esperta. Faccio chiarezza su questa cosa, Manuela, non perché voglio mettere le mani avanti, ma perché, come ti dicevo, mi è capitato di fare delle interviste dove io mi piace ascoltare le persone quando parlano, però magari a volte mi dimentico di chiedere da quali studi scientifici prendono spunto, se hanno fatto delle ricerche, eccetera, eccetera. Quindi semplicemente io metto le mani avanti e dico: la persona che ho intervistato è una persona preparata. Ovviamente, se volete confrontarvi, qui sotto nei commenti potete farlo, ma in maniera educata e rispettosa. Tutto qui, ecco, mi sembrava soltanto giusto farlo. Volevi dire qualcos'altro, Manuela, in riferimento all'argomento? No, fondamentalmente l'unico accenno è consideriamo anche che siamo il paese con il più elevato livello di antibiotico resistenza in Europa, e perché la stragrande maggioranza degli antibiotici vengono utilizzati per i nostri animali d'allevamento. Quindi ecco, anche a livello salutista cerchiamo di capire anche che tipo di carne diamo ai nostri animali, che cosa contiene la carne che diamo ai nostri animali. Quindi valutiamo tutti gli aspetti. Possiamo anche parlare del fatto semplicemente salutista, sul fatto che negli allevamenti intensivi si fa un abuso di antibiotici, di tranquillanti, e spesso è vero anche che gli organismi competenti si nascondono dietro i limiti massimi residui ammessi, però non considerando che ci sono dei limiti massimi residui che vengono rispettati, ma per le tossicità acute non considerano la tossicità cronica, cioè quella che deriva da un'assunzione quotidiana di piccole dosi, che certo, sono chiaramente subletali, che è stato ampiamente dimostrato che sono implicati nello sviluppo di tumori, malattie degenerative, Alzheimer, infertilità. Questo vale per noi, ma vale anche per i nostri animali. Quindi cerchiamo di capire veramente, quando si fanno anche contestazioni, ma che tipo di alimento stiamo dando? Non è la carne di 50-60 anni fa, questa che gli stiamo c'entra dando. Nulla. No. Al di là del fatto etico, perché sto cercando di farlo settorialmente, il discorso. Chiarissimo. Però se uno vuole dire anche un fatto squisitamente salutista, cerchiamo di far capire, e questo vale per le carni rosse e bianche, ma vale anche per i pesci, tant'è che le attuali indicazioni e orientamenti della comunità europea consigliano di fare un uso moderato del pesce, perché ormai i nostri mari sono inquinati. Queste sono tra l'altro cose che possono essere lette da chiunque, cioè in Italia sono stati segnalati numerosi pesci cioè completamente inquinati da mercurio. Tant'è che le indicazioni, le raccomandazioni sono di non mangiare più di due volte alla settimana il pesce, anche se qualcun altro consiglia di mangiarlo più volte. E spesso viene dato il pesce tutti i giorni ai nostri animali perché si pensa che sia più salutare. È importante che le persone sappiano che queste affermazioni non nascono da delle menti innamorate dall'alimentazione vegana, per carità, che è così, però da basi scientifiche. Cioè è vero, tutti si possono documentare riguardo gli argomenti di cui sto parlando, non c'è niente di fantasioso. Ti chiedo soltanto due cose: c'è uno studio scientifico in riferimento all'alimentazione vegetale per gatti? Chiedo. Sì, ma internazionali. Sono internazionali. Okay, internazionali, quindi si trovano. Sono soprattutto internazionali, si trovano, ci sono molto di più per i cani, ovviamente. Okay. E per i cani ce ne sono tantissimi, tra l'altro anche questo bellissimo studio del 2018, che proprio sono stati codificati questi tre geni per l'amilasi gastrica, è molto molto interessante, per i gatti molto di più, ma è un argomento spinoso, quindi anche parlarne, ti assicuro che le critiche Ma no, guarda, io anche se parlo di banane e mele si creano dibattiti. Ovviamente. Però è giusto così, è giusto così. Ti chiedo soltanto un'ultima cosa prima di chiudere: un pasto ideale equilibrato, comprendendo i vari integratori che hai elencato prima, per un gatto, quale può essere un pasto per completo? Il gatto? Allora, sicuramente il gatto ha bisogno di più proteine e di più grassi,
Quindi una base di legumi, magari un po' più grassa, come possono essere i ceci, vanno benissimo. Io consiglio un cereale senza glutine, di preferire cereali senza glutine, in particolare il miglio, perché ha meno amido rispetto agli altri ed è molto più digeribile. E soprattutto un cereale piccolo, quindi quinoa, che praticamente la quinoa contiene tutti gli amminoacidi essenziali, è meravigliosa la quinoa. Però abbiamo altri cereali sicuramente senza glutine, come il sorgo, che è molto digeribile ed è anche tanto gradito ai gatti. E ovviamente la quantità di cereali però è minore rispetto a quello per il cane, quindi gli amidi devono essere minori. I grassi rappresentati dai semi oleaginosi, i gatti amano tantissimo il lievito secco come appetizzante, quindi va benissimo, e le proteine devono essere assolutamente inserite di una quantità maggiore rispetto al cane, almeno il 26% devono essere proteine, e una buona fonte di olio. Ti sorprenderà che il gatto ama l'olio di semi di zucca, che piace tantissimo. Quindi poi ci sono, per i gatti bisogna provare, perché ci sono gatti che amano un determinato alimento rispetto a un altro e non accettano altri alimenti. Quindi una base di cereali, preferibilmente senza glutine, un legume, il grasso in particolare, come può essere i ceci, ma i gatti amano anche tanto i piselli e i fagiolini, tutti i gatti amano i fagiolini. E quello che io inserisco molto più spesso rispetto ai cani e il tempe, perché è ricchissimo di proteine, oltre che una vitamina B12 biodisponibile, è grasso, ha tantissime proteine contenute in piccolissime quantità ed è praticamente predigerito ed è soprattutto un probiotico. Chiaro, quindi fa benissimo per il sistema gastrointestinale. Quindi, bene, molto molto bene, molto interessante anche questa intervista, e possiamo dirlo ai nostri amici che hanno visto l'intervista coi cani, che chiaramente questa intervista e quella sui cani l'abbiamo registrata nello stesso momento, perché diranno ma ci prendono in giro, sono vestiti uguali, ma chiaramente era ovvia la situazione, però era giusto suddividere gli argomenti proprio per non fare di tutto un pentolone che non c'entra nulla. Quindi, cara Manuela, vi ricordo a tutti di seguire Manuela Raia per altri consigli, magari se vi volete confrontare, ti tempesteranno, cara Manuela, quindi preparati. E se avete dei gatti e volete raccontare la vostra alimentazione, fatelo qui sotto nei commenti, perché così magari può essere anche un ottimo modo per creare una minima discussione utile e sana, che ripeto è ciò che poi porta a un qualcosa di costruttivo, ecco, benissimo. Noi abbiamo bisogno, no, di litigare tra di noi, ma di crescere invece e far crescere gli altri. Quindi, benissimo. Cara Manuela, sei stata gentilissima, ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. È stato un piacere. Ti ringrazio e una buona giornata. Ciao Manu, anche a te, a presto, grazie ancora. Ciao. Se devo dire la verità, sono rimasto abbastanza scioccato dalle sue parole, perché non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che anche i gatti potessero, tramite alcuni integratori, seguire un'alimentazione totalmente vegetale. Non me l'aspettavo, dico la verità. Sapevo che la differenza tra cane e gatto era enorme e so che cani vegani ne esistono da tantissimi anni, ma per i gatti non me lo aspettavo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti, così non ve ne perderete nemmeno uno. Inoltre, come vi ripeto sempre, seguitemi su Instagram, così da rimanere in contatto quotidianamente, anche perché in questo periodo stiamo organizzando anche delle cene e quindi, se è di vostro gradimento, potrete appunto partecipare. Noi, ovviamente, come ad ogni fine video dico, ci vediamo ovviamente in un prossimo video.